l'idea è quella di provare a pensare molto in grande alla salute, non a guardare una cosa piccola, ma provare a pensare che quello che produce salute nel piccolo lo produce anche nel grande. È una cosa di cui siamo ciechi, non ci siamo accorti, era poter pensare che se io inquino, alla fine inquino un piccolo, che poi inquinerà il grande, che di nuovo inquinerà me che sono piccolo. E quindi in realtà non esiste nulla che possa fare bene al piccolo se fa male al grande. È una pensata sbagliata. Allora, le cose che fanno bene alla salute sono moltissime e troppo spesso si pensa che siano poche e ci si concentra addirittura su quasi nulla rispetto alla salute, ma si fa altro che cercare di curare la malattia. È come avere un tesoro e non averne cura. Allora l'idea è di ribaltare questo meccanismo. Il meccanismo deve essere un meccanismo pro salute, dove le persone tutti i giorni si curano di quello che mettono nel loro orto. E poi ci può essere la manifestazione acuta, va bene. La manifestazione acuta anche l'urlata ci sta, se poi posso ricominciare a guardare negli occhi. Se io penso che sia salute far finta di andare d'accordo con gli altri, mi sbaglio di grosso, perché è la stessa cosa che accade in una relazione matrimoniale. Quando uno tradisce, quella relazione è destinata a finire male. Non è salute per tutti e due questi individui, né per colui che la riceve né per colui che la fa. Salute è una parola grandissima. Io non posso pensare di seminare salute, di seminare una cosa preziosa nel mio orto soltanto mettendo il seme. I semi in questo caso sono tanti semi. Allora io produco salute quando riesco a fare una cosa con gioia, anche se è semplice. Quindi la semplicità è un elemento importante della salute. Se la mettiamo sul cibo, quando mangiamo un alimento che contiene 12 ingredienti, mi devo pensare se in natura facevano una cosa così complicata. Allora, quando noi dobbiamo, per arrivare allo zucchero bianco, fare un percorso incredibile, non c'è semplicità, non c'è salute. Non c'è bisogno neanche di ragionarci ulteriormente, non c'è salute. Se non c'è unione, non c'è salute. Perché il nostro corpo funziona grazie all'unione. Se non so sorridere, non c'è salute. Perché il mio piano endocrino sarà totalmente sbagliato, sbagliato non è giusto, sarà alterato. La salute è una cosa grandissima, è sano nutrimento, vi ho messo il rispetto. E nel rispetto ho messo una popolazione indigena. Perché noi troppo spesso, quello che per noi è normale è il giusto. Quello che per noi non è noto è ingiusto. Allora noi viviamo di rituali, ma denigriamo il rituale altrui. Questo non è un prodotto della salute, perché quello che faccio nel piccolo e quello che faccio nel grande producono salute nel sistema intero di mia appartenenza. Io sono dentro in questo sistema. Non possiamo pensare che finché deridiamo persone solo perché fanno cose che noi non conosciamo e neanche ci permettiamo di fare, che siamo degli esseri in salute, no? Siamo degli esseri ciechi, sordi, forse anche muti. Ma molto peggio di coloro che non hanno quei sensi, perché coloro che non hanno questi sensi sviluppano altri sensi. Quando invece io mi metto le mani sulle orecchie, mi metto le mani sugli occhi, mi impedisco di dire le cose giuste da dire, in questo caso io non sono un essere in salute. Allora posso pensare che stare a contatto con la natura è importante. Sono ce ne ho presentato uno oggi in ospedale meraviglioso, che addirittura i bambini che vivono nella condizione più naturale hanno una capacità di risolvere le problematiche della vita molto più grande rispetto ai bambini che vivono chiusi in appartamento. Dico che è normale, non mi sembra niente di trascendentale. Il movimento, la libertà.